canale di Aurora e Maria Pia. Ciao a tutti fiocchettini e fiocchettine. Finalmente ragazzi siamo ritornati. Siamo tornate a casa da questo giorno. Sono tornata, ho fatto un piccolo interventino. Non so se avete visto il video il primo giorno in clinica di mamma Ermi. Ebbene, è andato tutto bene per fortuna e siamo tornate a casa finalmente. E allora, oggi, dopo tanto tempo, cioè, avevamo... In realtà, rispetto agli altri anni, ragazzi, noi siamo in ritardo, perché in genere addobbiamo casa già nel mese di novembre. Però siccome io non ero proprio al top, oggi finalmente è giunto il giorno della... Vabbè, il giorno del Natale è giunto, il giorno di addobbare casa. E di prendere anche l'albero, di montare anche l'albero. L'albero lo monteremo domani. Cosa fa l'albero? Abbiamo ragazzi mandato a prendere le palline su internet e stiamo aspettando che ci arrivino. Yes. Le palline nuove, perché quest'anno, l'anno scorso l'abbiamo fatto rosa, però quest'anno... qualcosina, sì. Allora ragazzi, prima di iniziare cosa devono fare? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e nulla ragazzi, ora vi faremo vedere una parte, è solo una parte perché ne abbiamo tantissimi, una parte dei nostri addobbi. Ebbene, andiamo ragazzi, questa è una parte dei nostri addobbi natalizi. Ed è solo una parte ragazzi, ne mancano tantissime. Mi deve aiutare il loro papà. Mi deve aiutare il loro papà perché io non ce la faccio, non posso piegare. E quindi tutte le altre cose sono in basso e papà, il papino, ci deve aiutare a prenderle. Ok, adesso dobbiamo posizionare tutta questa roba. Come, da cosa iniziamo ragazzi? Allora, centro tavola sì, però guardate questi gnomi ragazzi che avete visto nello show. Allora, lei sua figlia. Sua figlia. Ok, dai, andiamo a posizionare gli gnomi, allora. Andiamo a posizionare gli gnomi? E dai, andiamo. Ok, ragazzi, posizioniamo gli gnomi. Aurora l'ha posizionato lì. Pia l'ha posizionato lì. Io ragazzi, il mio gnomo si chiama Marika. Ok, avevo intenzione di mettere qui le casette del villaggio di Babbo Natale. Cosa ne pensate? Ok, bravissima. Andiamo a prendere le casette. Allora posizioniamo le casette, ragazze. Ok, una lì e una lì. Aspetta. Ok. Allora ragazze, posizioniamo gli alberelli vicino alle casette. Se lo metti dietro lo gnomo non si vede, è più avanti. Ok. Guardate. Queste sono le casette. Come brillano gli gnomi. Uno gnome qui e poi c'è una new entry, ragazzi, e questa sfera. Guardate com'è bella. Ragazzi. Bella. Ciu ciu. Il trenino dove lo mettiamo? Venite. Abbiamo posizionato il trenino qui. Adesso dobbiamo spostare le altre cose. Ok, questa sfera di Natale, guardate com'è carina. È bellissima. La posizioniamo. L'altra sfera l'abbiamo messa qui. E Babbo Natale sul tasso di mare. E Babbo Natale. Eccolo qua. Lo mettiamo qui. Allora, qui c'è Babbo Natale, una sfera, un'altra sfera, il trenino e poi dobbiamo mettere qualche altra cosa qui dentro. Qui c'è un gnomo. Gli schiaccianoci. Dove li volete mettere gli schiaccianoci? Ma lì non si vede. Ah, sì, sì. Eccolo qua. Ok, tu via. Togliamo questi. Ok, come sono carini. Ok, abbiamo un'altra piccola sfera di Natale. Dove la vuoi mettere? Qua. Ok,
invece Pia c'ha lo schiaccianoci. Lo mettiamo tra gli schiaccianoci piccoli? Ok. Ok, vai, ce la fai? Ce la fai? No, non mi vuole più. No. Ops, ops, ops. Perfetto. Eccolo qua. Allora, questo è il primo cubo, questo è il secondo, questo è il terzo, questo è il quarto e questo è il quinto. Manca questo. Qua in realtà comunque qualcosina di Natale c'è, ci sono le candele, ci sono gli angeli. Ci mettiamo il pupazzo di neve. Ok. Ok. No, secondo me è qui, amore. No, no, mamma. No? Ah, se non abbiamo messo niente di natalizio qua. Va bene, lo lasciamo lì. Ok, andiamo a prendere le altre cose. Sembrano funghi quello che hai. Ok, andiamo. Ah, queste palline. Allora, bimbe, dove eravamo rimaste? Ok, devi posizionare l'altro pupazzo di neve. Dove lo vuoi mettere? Attenta a non li rompere. Sì, perfetto, mi piace. Lì li vuoi mettere i pupazzetti? Sì. Va benissimo, gli orsacchiotti. Bellissimi. Ok, adesso dobbiamo posizionare le altre cose. Allora, vediamo questo alberello. Però non riempiamo tutto lì, perché lì già c'è abbastanza roba. Vediamo, tu questo angelo, io dico di metterlo su questo mobile a mamma. Qui. Vediamo, perché poi ci va anche il i fiori, ci vanno. Ragazzi, dove l'hai posizionato? Poi vediamo, dai, poi allora abbiamo tutta quella roba da posizionare. Allora, mettiamo questo qui sul tavolo. Ok. Mettilo sul tavolo. Ragazzi, di lungo, è lungo, questo non è corto. Sigma, sigma. Vedete dove l'ho messo il lo dobbiamo girare che è tutto glitterato. Ok. Benissimo. Dobbiamo metterci il centro tavola. Allora, qui abbiamo messo questo bellissimo centro tavola. Guardate, tutto rosso scintillante. Ok, dove la vuoi mettere questa renna? Ragazzi, sai, Auri, l'alberello lo puoi mettere su questo tavolino che non c'è nulla. Quell'alberello verde. Tu questo lo puoi appendere al termosifone. Ah, ok, lì va bene. Va benissimo, sì. Sì, mettilo lì, sì. E io mi metto tutto vicino ai fiori. Qui lo puoi mettere, guarda. No, qui non si vede. Lo dobbiamo sistemare a mamma, non sta bene così. Ok, dai. Va bene, sì. Ok, andiamo a sistemare l'altra roba. Forza. Allora, Pia, sistema qui questo centrino e ci mettiamo quel centrotavola dorato che c'è il pupazzo di neve. Sto tutto piegato, guardate un po'. Lo dobbiamo girare, forse. Io metto questo. No. No, no, quello non va bene lì. Ok, aspettiamo. E qui, ragazzi, abbiamo messo questo bellissimo centro tavola con una stella di Natale dentro, tutta super glitterata. Eccola qua. Ragazzi, qui abbiamo sistemato questi. Abbiamo messo questo addobbo qui col centrino, l'angelo gigante. Aurora ha posizionato lì le renne di Natale e adesso vuole posizionare il suo gnometto. No, il mio è quello di qua. Ah, allora quello è di Pia. Ah, ok, l'ho posizionato qui, ragazzi. Ecco qua, tutto a tema natalizio. Pupazzo di neve, gnomo, sfera di Natale, gnomo, pupazzo di neve, tutti i vari angioletti, le e candele. Qua è il reparto degli schiaccianoci, del trenino, la sfera, un'altra sfera e il Babbo Natale sulla neve. Ah, e qui ci sono gli orsetti tutti glitterosi. E i pandori. I pandorini piccoli che poi li metteremo sotto l'albero. Sì. Gli gnomi e le casette. Voglio far vedere dove ho posizionato i miei cigni. Va bene, andiamo.
Qui c'è la renna e un albero. E l'alberello. Ma se lo sistemiamo meglio, non dici che va bene? Ok, dai, poi ci pensiamo. Ed ecco Pia dove ha posizionato i setini tutti glitterosi. Ragazzi, questi sono solo alcuni degli addobbi che abbiamo. Poi dovremo finire di mettere gli altri. Anche questo è un addobbo. Che sono conservati. Anche questo è un addobbo. Ok, dobbiamo anche finire, questo forza. È un addobbo. Va bene, andiamo. Posizioniamo la natività. La mettiamo lì, brava, spostiamo un po' l'angelo. Questo così. Ok, guardate che carino, che effetto. Ah, e rimane il presepe in miniatura. Guardate com'è carino, ragazzi. Questo presepe in miniatura. Ok, tutta questa roba va posizionata sulla penisola. Dobbiamo togliere la roba che non è natalizia e posiamo queste. Andiamo. Ed ecco qua, ragazzi, qui abbiamo posizionato il porta caramello, porta cioccolatini, porta biscotti e il porta tovaglioli di Babbo Natale. Mancano le tazze che le metteremo lassù sulla cappa e adesso vi faremo vedere come ci stanno. Ok, attenta, attenta, attenta. Eccole qui. Due sono così. E poi ci sono quelle con i folletti. Mamma, guarda dove ho messo il coso. Ok, va bene, adesso li dobbiamo posizionare, conservare. Ed eccole qua, ragazzi, abbiamo posizionato anche le nostre tazze natalizie da berci cioccolata calda, latte caldo, quello che si vuole, insomma. Queste qua con gli gnometti sono di Maria Pia e questa del papà e questa è mia. Ok, restano da posizionare, ragazzi, i fiori lì nel vaso. Andiamo. Ed ecco qua i fiori nel nostro vaso. Ce la fai? Vai. Vai, 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 che poi li sistemiamo. Così si intrecciano, aspetta. Ok. Vanno sistemati meglio, così non vanno bene. Ok, ragazzi, questi sono i nostri angoli natalizi. Ed eccola qua la nostra monella. Ok, no, vanno sistemati, non mi piacciono. Ragazzi, qua li abbiamo posizionati così, i rossi con i rami argento. Ed eccoli qua, ragazzi, i nostri fiori. Questo è il nostro primo angolo, il nostro tavolo, mancano però le candele dell'avvento, la nostra penisola, la nostra cappa con le nostre tazze, l'altro angolo del baule, guardate com'è chic, ragazzi. Il nostro salottino, dobbiamo sistemare solo i pandorini, forse pure queste casette le dobbiamo sistemare un pochino. No. La nostra libreria, eccola qua. E mancano, come vi dicevo, ragazzi, gli altri addobbi che ve li faremo vedere nei prossimi giorni. Quindi per il momento abbiamo solo sistemato questa roba, che è anche abbastanza, direi. Quel coso non mi piace lì, quell'alberello. Secondo me non sta bene come l'abbiamo messo. No, qua deve stare. Qua. Ma sposta, sposta il centrotavola dal lato e metti quello. Così non sta bene. No, fallo tu, Auri, dai. Ti stanno guardando i nostri amici. Dai, fai la brava. No, sempre sul tavolo, Pia, lo devi lasciare. Vabbè, va. Aiuto, ragazzi, questi sono stati i nostri primi addobbi. Poi ne dovremmo prendere altri che li ho nascosti, non mi ricordo dove li ho messi, e finiremo di addobbare anche le altre stanze. L'albero di Natale lo faremo nei prossimi giorni, perché ci devono ancora arrivare le palline nuove. Lo metteremo qui. Sì, lo metteremo lì, ragazzi, sposteremo il tavolo, sposteremo tutto. E nulla, e quando poi lo faremo, ovviamente faremo il video, lo faremo insieme a voi, vi faremo vedere. E nulla, per oggi. Forse non abbiamo fatto il video di Natale, lo facciamo un albero perché volevo vedervi quel giorno. Perché tu l'anno scorso non hai voluto farlo, se ben ricordi. Non hai voluto farlo e quindi io giustamente non mica ti forzo a fare qualcosa che non vuoi. Perché quest'anno invece lo faremo. Lo faremo perché è bellissimo fare l'albero. Quest'anno lo faranno loro. Lo faranno loro perché io ancora. Io metto la stellina. Va bene. Metti 30 sedi e ci metto la stella per quando. Va bene, io ancora non sono in forma e quindi no. Io dirigo e loro eseguono. Guarda, cosa? Cosa? Ah, tutta raffreddata, piccina. Guardate.
Tu devi lavare quelle mani, non mi piace che ti colori le mani, ok? Va bene ragazzi, allora questo video finisce qui. Mi raccomando ragazzi, manca poco per arrivare a 1000 iscritti. Ci volgono 4 mesi, non lo sappiamo quando ci vuole, però sappiamo che manca davvero pochissimo per raggiungere i 1000 iscritti. Mi raccomando, contiamo su di voi e facciamo crescere questa nuova famiglia dei fiocchettini e fiocchettine. Vi mandiamo tantissimi baci e come sempre ci vediamo.